Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy, che con un ospite speciale, Titti. Mi è sembrato di vedere un gatto. O forse così era meglio, mi è sembrato di vedere un gatto. E bentornati in un nuovo video, finalmente con il mio monitor. Se ricordate, qualche giorno fa, qualche settimana fa, un paio, abbiamo trattato il suo nuovo monitor 2K. Adesso tocca a me. Di Quad HD, se no ci perculano nei commenti. Quad HD. In particolare il modello lo sapete già tutti, perché sicuramente l'avete già visto tutti in descrizione nelle nostre configurazioni. Si tratta del Dell U2715H. Dovete sapere ragazzi che io stesso ero molto indeciso su questo monitor, perché valutando le caratteristiche tecniche di assemblaggio, poi ovviamente Dell, che come marca non ha bisogno di presentazione, secondo me è una delle più affidabili dei costruttori degli OEM, ero molto indeciso, però purtroppo volendo i 120Hz sono passato a quell'altro. Velocemente, si tratta di, come detto, un monitor 2K Quad HD, quindi 2560x1440 di risoluzione, ovviamente 27 pollici come si enuncia anche dal nome U2715H, e 60Hz, che è il primo punto dove ci fermiamo. Esatto ragazzi, questo dispositivo non ha niente delle nuove tecnologie di sincronizzazione degli FPS e del video con quella che è la scheda video, quindi né AMD e né Nvidia. E non va più su ovviamente di un certo tot, quindi non è proprio dedicato alle prestazioni nude e crude, appunto perché si limita nel refresh rate, arriva a 60Hz appunto. Però questo non gli impedisce di essere uno dei monitor migliori nella sua categoria, anche se non per forza ottimizzati per il gaming. Può giocare e ci si può giocare bene, però rimane uno dei monitor migliori, secondo me il migliore, per non di non quelli da gaming. Parliamo un attimo di come è fatto questo monitor, perché va detto ovviamente come è fatto strutturalmente, quali sono le connettività, eccetera eccetera. Di fattura è perfetto, è veramente ottimo, in stile Dell, quindi molto lineare, senza particolari arzigugolazioni, esatto, da gaming, piuttosto che scritte strane, impressionanti. È molto lineare, basico, proprio quasi quasi stile ufficio, dire. Infatti stavo per dire, secondo me in uno studio di architettura farebbe anche la sua porca figura, perché è veramente bello e lì è quasi in stile Apple. Esatto, diciamo. Mi ricorda molto lo stile iMac, per farvi capire lo stile. Ovviamente è realizzato in plastica per lo più, perché la struttura non può essere fatta altrimenti, non può essere fatta in metallo duro, in adamantio esteso, per cui non aspettatevi chissà che cosa. Le porte chiaramente non sono dritto per dritto, ma sono come al solito dal basso verso l'alto e disposte in maniera abbastanza lineare. Ci sono una mini DisplayPort, una DisplayPort classica, due HDMI, qualche porta USB per collegare hub dispositivi che poi potete rilanciare al computer come al solito, e poco di più. Nonostante Dell si faccia apprezzare molte volte per i suoi prodotti, a delle volte, come ogni casa, fa il DLC anche per i monitor, cioè non c'è l'attacco VESA normale, ma c'è una cosa in più da infilare sotto, che comprate ovviamente sul sito Dell, per utilizzare ovviamente questo monitor, quindi è il DLC di questo monitor. Tra l'altro questa cosa è ancora più accentuata dal fatto che Dell è difficile che venda sugli altri. Questo qui lo trovate come tanti altri prodotti Dell, però per la maggior parte, tipo i notebook, li trovate quasi solo sul sito ufficiale. A MediWorld non trovate notebook Dell, non li trovate in giro nei negozi, li trovate su internet, qualche modello su Amazon, ma veramente poco. Non si trovano neanche gli XPS, per dire che è la più famosa, ma comunque non trovate altro, trovate solo sul sito Dell. Come nel video scorso, parliamo bene delle nostre impressioni, perché alla fine è il punto fondamentale che possiamo fornirvi per una prova d'utilizzo seria di questo tipo di periferiche, e andandole a categorizzare come nel caso precedente. Io personalmente di giochi non ne uso così tanti, però parliamo anche di questo punto: giochi, multimedia e lavoro soprattutto. Parlando velocemente di giochi, per lo più posso enunciarvi la mia esperienza con Rise of the Tomb Raider e l'altro cos'era? One Piece Burning Blood. Il gran giocatore. vabbè, d'altronde al computer purtroppo il tempo è quello che è, per cui anche i giochi sono limitati. Rise of the Tomb Raider, grazie ovviamente al pannello IPS, che tra l'altro non abbiamo elencato tra le specifiche,
ovviamente viene riprodotto con dei colori e delle ambientazioni, anche i neri sono molto ben riprodotti, per cui secondo me anche meglio di questo, giocare è un piacere, lo dico tranquillamente, anche meglio del mio. Ero molto indeciso proprio per quello, perché la fattura dalle recensioni a TFT Central, appunto è il sito che è uno dei siti migliori per quanto riguarda le recensioni di laboratorio, proprio dei dati, dichiara questo pannello come uno dei migliori sul mercato a di livello veramente impressionante, per cui se cercate la definizione, il colore e tutto, è il vostro. E ho potuto apprezzarlo appunto anche su titoli un po' più frenetici di Tomb Raider come One Piece Burning Blood, che è un picchiaduro proprio di quelli ignoranti al massimo, con colori super barluccicosi, esplosioni alla Michael Bay e tanti ricchi premi e cotillon, che ovviamente grazie a un pannello IPS viene reso ancora meglio che sul TN, che magari è un pelo più spento in questo caso. Per quanto riguarda la parte multimediale, ragazzi, come al solito dico quello che dicevo il mio, l'IPS vi cambia completamente la vita, perché angoli di visione perfetti, colori assurdi, le vedete le cose in maniera completamente diversa rispetto a come eravate abituati. E fidatevi, non è la solita cosa che vi diciamo, è così, perché veramente vi cambia proprio tutto. La cosa veramente che stravolge l'utilizzo dal TN all'IPS è proprio l'angolo di visione, perché invece che stare proprio seduti composti dritti davanti allo schermo, potete fare quel cazzo che vuoi, svaccarvi sul divano senza problemi, che tanto lo vedete bene comunque. Il problema che si è verificato un po' sul suo nei primi tempi, ovvero del backlight bleeding, il classico, le classiche fughe di luminosità lungo i bordi, sul mio fortunatamente non è accentuato, quindi non si vede praticamente, anche se un minimo lungo il cornicione si vede anche nei momenti brutalmente scuri, ovviamente col nero, proprio nero nero. Però è anche vero che, come abbiamo detto anche l'altra volta, è un problema che purtroppo si verifica su tutti i pannelli IPS, per cui non scampate da questa cosa, cioè vi devo, anzi, già bene. Con Dell è come dicevo, il controllo qualità dell'altra volta, esatto, che in casa Asus e Acer dovrebbero veramente fare qualche... È una casetta fatta di cartone con dentro due dipendenti che fumano tutto, esatto, il giorno. Alla Simpson, per dire, in Dell già c'è qualcosa di più, quindi un controllo a campione lo fanno, e diciamo che sì, hanno delle procedure un po' un minimo più avanzate, se così si può dire. Il punto fondamentale per me era ovviamente avere un ottimo monitor per lavorare, perché come vi ho già detto anche un miliardo di volte in passato, per lo più il computer oramai lo uso per quello. Un po' di svago c'è, è una grossa fetta ovviamente del mio utilizzo computer, però la maggior parte delle cose che faccio su PC è lavorare, per cui ho bisogno di anzitutto una resa ottima dei colori per editare questi bellissimi video bruttissimi che altrimenti verrebbero gialli, blu, verdi, rossi come i Power Ranger, e un'ottima superficie di lavoro, che essendo abituato al Full HD, passare a un 2K IPS con una risoluzione appunto del genere per uno schermo 27 pollici è veramente una figata, ragazzi. Questo l'ho notato anch'io nel montare video, ragazzi, con un code HD avete la stessa risoluzione magari del vostro programma di editing, e di fianco potete avere delle aree di lavoro dove avete il materiale da utilizzare, da drag and droppare a velocità infinita, rispetto che chiudi, apri, ricerca oppure tieni sotto internet. Ragazzi, si lavora a un'altra velocità, veramente, questo si nota veramente proprio tanto. È chiaro che non è come utilizzare un 21 noni per lavorare, perché 21 noni vi dà proprio un'altra scrivania praticamente, però rispetto al Full HD 16 noni è un'altra cosa vita. C'è un punto che non abbiamo ancora analizzato, ovvero le prestazioni per bene, ovviamente, vi abbiamo solo dato dati sporadici, ma questo monitor, essendo appunto limitato a 60 Hz, avendo caratteristiche più da monitor professionale che da monitor da gioco, un tempo di risposta più elevato, anche se comunque all'overdrive, per cui viene migliorato, però rimane comunque elevato, va comunque utilizzato con un certo tipo di hardware, ad esempio. Nel caso mio, io lo sto usando con una 480, un RX 480, quindi la produzione di FPS che posso avere in gioco in una risoluzione 2K può arrivare fino a un certo tot. Mentre quella che potrebbe raggiungere con una 1070 o una 1080 chiaramente ha bisogno di un refresh rate sicuramente più alto, perché se no si incappa in quelli che sono i classici problemi di artefatto video. Io con la mia nuova scheda, che non vi dico qual è, i 60 fps me li mangio in 4K, per cui comunque ci vuole una scheda, cioè diciamo che se avete una scheda video potente si rischia di fare un effetto, soprattutto in giochi quali Overwatch, CSGO e altre cose, anche se CSGO è un'altra storia. CSGO fa ridere, sai. Fanno 300 fps con una 1060.
su quei giochi lì avete un target diverso, ma ovviamente chi gioca quei giochi lì di certo non compra sto monitor. Ragazzi, vi consigliamo comunque di fare la calibrazione come nell'altro video su TFT Center o comunque su qualsiasi monitor che comprate. Il link diretto al monitor ve lo lasciamo qua sotto come nell'altro caso. Ovviamente io la calibrazione l'ho fatta sempre tramite i parametri ovviamente della tabellina che trovate durante il sito nella recensione completa, e devo dire che non so, mi ha aperto una sorta di mondo, perché molte delle cose che prima vedevo bianche adesso sono azzurrine, i bianchi li vedo molto più brillanti di prima, i neri sono giusti, tutti, la calibrazione dei colori che ti fa fare manualmente ti un po' cambia il modo di vedere Windows, diciamo. Ragazzi, in definitiva, in conclusione, questo è un monitor migliore per il Core HD, non da gaming, anche perché il prezzo non è proprio così alto. Infatti, il punto per cui scegliere questo e non il suo, che l'altra volta vi abbiamo venduto come il migliore per il 2K, effettivamente è così, è che questo qui costa 100-150 euro in meno. Più o meno. Esatto, va dai 400, qualcosa in più, qualcosa in meno, sui 400 di solito. Dipende ovviamente dallo shop in cui lo prendete. E 400 euro per un monitor di questo tipo, devo dire che comunque li vale assolutamente, perché come dice lui, come l'abbiamo provato, l'abbiamo utilizzato, è ottimo, e sono stato veramente indeciso tra questo e quello che ho comprato alla fine. Quindi come al solito ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto il video, se quale dei due vi piace, lasciate like se vi piace il mio e dislike se vi piace il suo. Ma no! Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!